Chissà se Paolo Rossi a Perugia sentiva il profumo di cioccolato che arrivava dalla fabbrica di San Sisto. Era la stagione 79-80 e Rossi aveva appena rifiutato Napoli. Meglio Perugia, città più tranquilla, ma anche meglio il Perugia. Sì, perché l'anno precedente con Castagnieri in panchina, in città si sentiva anche un altro profumo, quello di scudetto, uno scudetto sfumato per soli 3 punti. Quel Perugia, con Franco Vannini capitano e la rivelazione Salvatore Bagni, chiuse la stagione 78-79 imbattuto, un record. Tutto faceva pensare alla consacrazione, ma gli anni 80 sono anni bui, arriva il calcio a scommesse e il Perugia deve ricominciare. Lo fa solo dopo qualche tempo con la presidenza Gaucci e l'arrivo di Mazzone. È la stagione 99-2000 e questo è un gol che difficilmente si dimentica. Inizia una nuova fase, c'è Cosmi in panchina, Nakata non è solo una scommessa di marketing. Grosso, da centrocampista offensivo, diventa il terzino che deciderà il mondiale del 2006. Materazzi è il difensore goleador e Miccoli è una delizia per i tifosi. Ma poi la seconda caduta, 2003-2004, il Perugia va in B e fallisce. E dopo anni di purgatorio arriva la nuova proprietà targata Roberto Damaschi. L'anno scorso promozione in Lega Pro e la voglia di non fermarsi qui, perché Perugia, oltre al cioccolato, desidera tornare a sentire anche un altro profumo, il profumo del calcio dei grandi.